Marino Gaetano on the beach sulla spiaggia di Crotone. Siamo qui sulla spiaggia di Crotone all'inizio di questo cordone di 7 km, o almeno tale dovrebbe essere. Noi stiamo registrando la situazione qui all'inizio del cordone. Quello che vedete adesso è proprio l'inizio, lì sul molo di Crotone. C'è tantissima gente qui, come potete vedere dalle mie immagini. Mentre dalle frequenze di Radio Studio 97 sta andando in onda il brano, la versione originale del brano Ma il cielo è sempre più blu, che dura oltre 8 minuti. In questo momento vedete i ragazzi presenti sulla passerella di Crotone, mentre questi con la maglietta gialla sono gli amici che alle ultime elezioni comunali hanno sostenuto il candidato Arcuri della lista collegata a Beppe Grillo. Ma il cielo è sempre più blu. In questo bellissimo momento che stiamo registrando c'è anche la presenza di un elicottero messo a disposizione dall'aeroporto di Crotone, del presidente Salerno, che registrerà le immagini di questo cordone, di questo lungo abbraccio, anche se adesso tutti i crotonesi più presenti, i turisti, hanno le mani in aria e battono le mani al ritmo di Ma il cielo è sempre più blu, dicevo, di questo lungo cordone che dovrebbe, diventerà sicuramente uno spot per Crotone, per Rino Gaetano, che poco fa è stato anche ricordato dalla sorella in collegamento sulle frequenze di Radio Studio 97, è intervistata da Bruno Palermo. Un'Anna Gaetano molto critica, ha accennato al fatto che il 2 giugno Rino non è stato ricordato qui a Crotone ed è poco ricordato dai crotonesi, ma c'è da dire che qualche crotonese, tra cui anch'io, eravamo il 2 giugno al Verano, ma allo stesso tempo si è dimostrata molto molto contenta, e nello stesso tempo ha detto anche che se il cordone sarebbe passato, come in effetti passerà davanti al cimitero, sarebbero stati contenti anche i genitori di Rino Gaetano, che riposano presso il cimitero di Crotone, mentre sono sicuro che la voce di Rino sovarca la mia. Ed è anche meglio. Riprese anche dalla spiaggia con una scialuppa di salvataggio di uno dei tanti lidi che ha collaborato a questa iniziativa. Facci da Rino, ho visto di tutto in questi 30 minuti che hanno preceduto questo inizio della canzone con donne incinte, ne ho contate almeno due in questo piccolo tratto che sto monitorando io, quindi addirittura si parte da meno zero come età delle persone presenti sulla spiaggia in questo cordone, e poi bambini in braccio, quindi bambini che non stanno in piedi, quindi piccolissimi in braccio alle mamme, ai papà, e poi via via crescendo, ragazzini, bambini, ragazzini, signorinelle e tantissime altre situazioni per questo appuntamento. Rino Gaetano on the beach Crotone ricorda Rino Gaetano a 30 anni dalla sua scomparsa. Penso che alla fine della canzone, se non ho capito male, è previsto un grandissimo tuffo, un tuffo di 7 km nelle splendide acque, l'acqua è caldissima, io ci sono dentro. Dicevo, un tuffo grandissimo di 7 km di persone che si butteranno nell'acqua limpida dello Ionio. Volevo ricordare che da qui, non so se riesco, no, mi copre quella che una volta era la piscina comunale,
e da qui la casa dove è nato Rino Gaetano dista pochissime decine, forse qualche centinaio di metri, è Rino Soleva. Io ho anche una foto di Rino in spiaggia, Rino Soleva venire al mare anche qui, oltre poi a frequentare la spiaggia di Capocolonna, di Cabella. Per quanto riguarda quella di Capocolonna c'è un bellissimo libro di Carmine Abate, di cui Rino è uno dei protagonisti del libro, che ricorda appunto gli incontri di Rino, un po' tra il fantastico, un po' tra realtà e fantasia, di Rino Gaetano appunto a Capocolonna. Però Rino si è cresciuto su questa spiaggia, dove oggi, a distanza di 30 anni dalla sua scomparsa, una scomparsa solo terrena, Rino viene ricordato appunto su questa spiaggia, sulle note di "Ma il cielo è sempre più blu", con questo cordone lunghissimo che parte qui dal Lido, dalla Lega Navale, e in base alle intenzioni degli organizzatori, tra cui il promotore, il giornalista Luigi Saporito, al quale poi si sono aggiunti Bruno Palermo, Francesca Traverso, Radio Studio 97 con Francesco Latella, e anche altri di cui io non so i nomi. Ed ecco, arriva il tuffo! No, qualcuno anticipa il tuffo, la canzone ancora non è finita, mentre l'elicottero messo a disposizione dall'aeroporto di Crotone sorvola qui. Ecco, sta per avvenire il tuffo, mentre qualcuno aveva già, è duro stare 20 minuti più 8, il tuffo è cominciato, come dire, dura stare i 20 minuti precedenti le 6 e poi 8 minuti sotto il sole, mano nella mano, quindi qualcuno aveva già staccato prima il cordone, mentre adesso ho un bagno di ristoratore in queste splendide acque, qui a due passi dalla Lega Navale, a due passi dalla casa in cui è nato Rino Gaetano. Si dice a Milano, ricordi, questo è Bruno Palermo. È stata una grandissima esperienza, è stata ripassando ancora. Io ringrazio tre mie volte uno con l'aereo, perché ha fatto veramente i salti mortali per poter darci una mano. Proviamo ad andare a memoria per ringraziare, sì, certo, Umberto Stigliano e Lega Navale. Io inizio da là. I ringraziamenti li fanno Bruno e Francesco dalle frequenze di Radio Studio 97, mentre qui sulla spiaggia di uno dei lidi qui vicino alla Lega Navale, un grande striscione ricorda che Rino, grazie a te, il cielo è sempre più blu, il Lido è il famoso, lo storico Tricoli. Qui siamo sempre sulla spiaggia, sulla bellissima spiaggia di Crotone. Cocò, ristorante che sì, ma subito dopo c'è 105. Aspetta, ci arriviamo. Allora, Cocò, restaurant che ha messo anche lui la disponibilità di mettere le casse lì, quindi abbiamo servito a spiaggia libera. Un evento reso possibile anche grazie alla collaborazione di tutti i lidi, come stanno ricordando adesso gli amici presenti in radio. Quindi grazie a loro che sabato e domenica Radio 105 on the beach, ma anche sabato notte al Tortuga ci saremo anche noi. Poi c'è Lido La Paranza. Aspetta, prima della Paranza punto c'è anche Mea Culpa Ristorante, anche lì abbiamo la nostra stanno ringraziando gli amici di Radio Studio 97. La Paranza, dopo andando avanti, il Gaviota. E il Gaviota, grandissimo anche loro. Io devo spiaggia libera. Onestamente da qui non so se l'iniziativa è riuscita per tutti i 7 chilometri, ma sicuramente in questo primo tratto il cordone c'è stato. Pub, ecco, uno dei tanti Onde Azzurre, il Pub Onde Azzurre che aprirà proprio questa sera, in occasione ovviamente che conosciamo tutti quanti, il quale un giorno potrà dire, Mimmo Todaro, il proprietario di Radio Onde Azzurre, anche loro con noi, un giorno potrà dire che lui c'era, forse anche grazie alle mie immagini. Poi ancora San Leonardo, a questo meraviglioso giorno, che sono da domani, sapremo, poi c'è il Costa Tiziana, che ha avuto a livello locale, regionale, Grecia, e anche nazionale, perché poi c'è se non ho capito male, essendoci presente per un collegamento che avverrà domani e dopodomani, Radio 105, il network nazionale, non ho capito bene se c'era un collegamento anche oggi, o almeno una segnalazione di Radio 105 che promuoveva a livello nazionale in diretta questo avvenimento, ma questo non so se ho capito bene. Mentre Bruno Palermo, Francesco
Francesco e chi altri è... E poi Atlantis, al microfono continuano a ringraziare. Tutti quelli che hanno collaborato ovviamente in questa iniziativa. Questa, sono stati tutti grati, a partire dai ragazzi che sono venuti all'incontro di due giorni fa. Quanti, tutti quelli che ci hanno dato veramente una mano col cuore gratuitamente. Speravo in un bar, è stata una cosa stato. Che abbiamo dovuto fare noi con sforzo. Ci siamo riusciti. Dalla Lega Navale, dalla spiaggia vicino, la Lega Navale, da Rosario Rizzuto. Per questo ricordo del grandissimo Rino Gaetano. È tutto, alla prossima. Esatto, questo è stato il primo anno, ragazzi.